Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra e Dondino giù per terra. No, 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 giù per terra proprio niente, Tommasino, anche perché l'idea di oggi, visto che hai iniziato nel cantare una bella canzone che ci ricorda un bel gioco che è il Giro Tondo, l'idea di oggi è proprio creare un gioco d'altri tempi, un gioco che si realizza con materiale, come sempre, che abbiamo a casa, come sempre, che possiamo reperire facilmente, ma divertentissimo. Vuoi vedere come funziona? Io me ne sono innamoratissimo. Ma certo, sono qua. Allora, guarda attentamente, ci occorre solamente una pallina da ping pong. Poi dobbiamo creare questa struttura di gioco che è fatta con degli stuzzicadenti molto grandi e dei tappi di bottiglia. Guarda il gioco come funziona. È un gioco che si fa a tempo, si fa da soli, ma capisci, con il tempo cronometrato. Pronti? Via, la pallina deve arrivare da qui a qui senza cadere. Guarda, pronti? Dammi il via. 3, 2, 1, via! Ok, allora, forza, devi passa, rovesciare passa in avanti, tutti passa in avanti, i tappi da un tappo in questo... all'altro. Telecronaca, pronto? Ci sono, allora, ci sono! Avanti, sto arrivando quasi ecco, fino alla fine. Ai, 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 bambino, no! Capisci? Perché mi sono innamorato, perché ti appassiona come gioco, è bellissimo. Allora, vi faccio vedere come realizzarlo in pochissimi passaggi. Una sfera la dobbiamo trovare, la mettiamo da parte e iniziamo a costruire il nostro giochino. Ci occorre un bel pezzo di cartone. Io me lo sono conservato, era uno scatolone. Dovrà essere un rettangolino, quindi preciso, con i lati da costruire. Un rettangolone. Cominciamo subito a delinearne le misure. Allora, cominciamo da qui. Io non uso righello, utilizzo un foglio, mi aiuto con questo, tanto non c'è nessun problema. Allora, faccio una linea dritta, Tommasino. Ma quanto mi piacciono i giochi di un tempo, Tommasino? Ah, sono bellissimi! Tantissimo! A me piace tanto il ping pong, poi. Ecco, lo sai? Ecco, a proposito, hai parlato di ping pong. Sai perché si chiama ping pong, Tommasino? Io una volta mi sembra di aver letto qualcosa, ma mi credi che non ricordo se te l'ho raccontato. L'hai raccontato adesso, tu, ecco, ma certo. C'ho un po' di vuoto adesso, ma aiuti un attimo. E allora, visto che sei scordarello, te lo ricordo io. Grazie, Tommasino. Mi avevi detto che il nome nasce in Cina, dove a ping pong giocano veramente tutti quanti. E il nome non è dall'inventore, ma dal suono che fa la racchetta quando colpisce la palla. Ping. E dal suono della palla sul tavolo pong. Pong. Ping pong. E una pallina arriva velocissima fino a 170 km all'ora a volte. Se ti arriva in faccia, Tommasino, ti... No, attenzione, per fortuna che la pallina da ping pong è leggerissima, altrimenti rischiamo di farci veramente male. 170 km orari sono tantissimi, Tommasino. Ma io non sono così forte da lanciarla così veloce. Quando giochiamo io e Tommasino invece ci dilettiamo sul nostro tavolo. Allora, togliamo tutte le cose dalla cucina, sparecchiamo, utilizziamo il nostro tavolo, montiamo una piccola rete e utilizziamo le padelle. Quindi una confusione, un modo creativo per riutilizzare anche le padelle. Allora, taglio il mio rettangolo che mi sono disegnato, piano piano, tranquillo. Io ogni volta che invento un gioco, in questi anni ne abbiamo inventati veramente tanti, mi ricordo quello che mi piaceva da piccolo, quanto mi divertivo a costruirli i giocattoli. Io più che comprarli, mi divertivo veramente a costruirli, a inventarli. Ad esempio, le scatole delle scarpe ai bambini era una cosa di cui andavo pazzo, lo sapete? Perché le mettevo tutte impilate, poi ne ritagliavo una parte, costruivo una scala all'interno e diventavano un garage con l'ascensore, con le finestre, era fantastico. Quindi mi divertivo tantissimissimo. E tu lo fai ancora adesso, Dondino, quando crei le tue micro case che sono bellissime. Un giorno le porteremo. Sì, le porterò tutte qui, le metteremo qui, così le farò vedere. Sono veramente, veramente carinissime, bambini. Avrò il piacere di portarle, le porterò qui, perché sono un po' delicate, Tommasino, per quello non le porto quasi. Ricordo mai che un giorno ci hai fatto vedere qualche foto, infatti erano veramente, veramente belle. E qui intanto mi faccio i lati della nostra scatola, perché poi costruirla sarà semplicissimo. Quindi andrò a creare un po' di striscioline di carta che saranno le pareti per non far cadere la pallina. Sai un altro gioco che mi piace tanto? Vai! Lo yo-yo! Io lo uso col becco. Ne costruiremo uno insieme un giorno. Ah, sì? Sai? Sì! Ne costruiremo uno insieme. Ricordamelo, così con i nostri bambini impareremo a costruire un vero e proprio yo-yo. Non è mai piaciuto come gioco, lo trovo un po' monotono, però ne realizzeremo uno un po' più creativo, con del materiale riciclato. Ecco, già ti do qualche piccolo indizio. Allora, due lati, eccoli qui, che sono alla stessa grandezza. Vediamo se il terzo è perfetto. Ci siamo.
Allora, basterà semplicemente tagliare un po' di cartoncino qua e ce l'abbiamo perfetto. Allora, quindi l'occorrente è quasi pronto. Prontissimo. Basterà poi, se lo volete fare un pochino più carino, il nostro è veramente bello. Guardate un po', ricorda un po' il bigliardino con è i vero? Colori. Sì. Però se lo volete fare, lo personalizzate con i colori. Io una base la metterei perché altrimenti, insomma, risulta un po' bruttino. Quindi incolliamo un po' di colla sul cartoncino qui, così, ok, ci siamo. Mettiamo il nostro cartoncino sopra, lo mettiamo bello sistemato agli angoli, in modo tale che ne taglieremo pochissimo. A me vengono sempre le bolle quando lo metto sul cartoncino. No, è semplicissimo, basterà mettere la colla non sul cartoncino, il segreto sta in quello, ma nel supporto, quando dobbiamo incollare una cosa, sempre il supporto, altrimenti rischiamo che fa delle bolle sul cartoncino. Vedi? Questo è venuto perfetto. Perfetto! Allora, prendiamo i nostri lati, adesso ci vorrà la colla a caldo però, perché dovremo mettere colla qui. Allora, ancora l'altro lato, mettiamo della colla. Questa struttura è semplicemente per non far cadere la pallina, altrimenti potete utilizzare una scatola delle scarpe, andrà bene lo stesso. Ma noi, avendo il cartone, ci piace riciclare un po' tutto quanto. E poi, diciamo la verità, i giochi ci piace proprio costruirli di sale a pianta. Allora, visto che stiamo parlando di giochi e li stiamo soprattutto realizzando, sai qual è quello più antico del mondo? Quello più antico del mondo qual è? Sì, il gioco più antico del mondo qual è? Aspetta, ce l'ho sulla punta del becco. Vai, lo sai. Ah, ecco, me l'avevi detto, si chiama Senet. È un gioco vecchissimo che è nato dagli egizi ed è molto simile a Backgammon, che magari i nostri amici si ricordano anche. Insomma, consiste nello spostare delle tessere da un lato all'altro di un piano. Ah, ecco qui. Intanto l'ho incollato. Era un gioco anche complicato, ma che gli antichi egizi facevano in maniera molto ricorrente, perché era una forma di divertimento di un tempo. Allora, ecco qui la colla. I nostri amici là dietro sembra che giochino proprio ad acchiapparella, non trovi? Si inseguono. È un altro gioco l'altro. Divertentissimo, perché ci faceva veramente scatenare. Un altro gioco, sai qual era molto divertente? Quale? I quattro cantoni, te li ricordi come gioco? Ma certo, è quello che si gioca in Svizzera. No, i cantoni no, cioè, o meglio, sì, c'entrano in un modo un po' particolare, ma il gioco era molto semplice. Allora, bisognava mettersi nei quattro lati, poi bisognava stare dentro un cerchio, poi bisognava andare nell'altra parte dove non c'era poi. Ma non è semplice, bisognava per niente, insegnare, non ho capito cioè nulla, saltare dall'altra. Non ho capito nulla. Non mi ricordo, Tomasino, non mi ricordo, la verità non me lo ricordo. Vabbè, però era un gioco di corse. Mi ricordo che era un gioco che bisognava correre e prendere il posto di qualcun altro, se non lo ricordo male. Cioè, non me lo ricordo bene, la verità. Allora, guarda un po' che cosa facciamo adesso, stuzzicadenti, quelli grandi per gli spiedini. Inseriamo il primo e lo facciamo passare dall'altra parte, quindi così ho fatto questa cosa. Qui andremo ad incollare il primo tappino, che non necessita nessun controllo, cioè non dovremo prendere le distanze, perché il primo lo mettiamo a caso, così. Allora, per il secondo invece, guarda un po', dobbiamo mettere la pallina e regolarci un pochettino. Mettiamo un altro tappo qui davanti, la pallina deve andare a finire più o meno qui, quindi lo spazio sarà questo. Mettiamo il tappo come riferimento, vedi? E semplicemente facciamo passare un altro spiedino da questa parte, un altro stecchino. Non deve essere né troppo lontano né troppo vicino. Ma né troppo vicino, altrimenti diventa troppo semplice. Anzi, diventa impossibile se è troppo vicino. Vediamo un po' se riusciamo già con il primo. È un gioco sì di abilità, ma anche di grande pazienza. Allora, vediamo un po' se funziona già, perché bisogna inclinare un po', ruotare e ecco qui, e vedi? Voilà! Tanta pazienza. Continuiamo ancora. Continuiamo con un altro spiedino, lo mettiamo sempre di qua. Mettiamo, buchiamo e passiamo dall'altra parte. Tu hai mai giocato al gioco dei cinque noccioli, Dondino? Mi hai ricordato un gioco antichissimo. Se non erro, era un gioco dell'antica Grecia, vero? Esatto. Bisognava mettere cinque noccioli in una mano. Ricordamelo un attimo com'era. Lanciarli tutti quanti per aria, okay, e riprenderli al volo. 2, 4, 1, 5. Quindi li lancio in aria. Io lo faccio con i tappi. Vediamo quanto riesco. Oh, prendo.
solo due, Tommasino. Ai. No, questo gioco, su questo mi devo allenare un pochino però, eh? Ma io sono bravo perché invece dei noccioli lancio le noccioline e le acchiappo col becco. Immagino Tommasino che gioca coi noccioli. Tu non ne farei cadere nemmeno uno a terra, nemmeno immagino. Ma tutte nella tua pancia finiscono. Allora, eccoli qui. Incolliamo il terzo. Incolliamo il quarto. E lo proviamo subito, Tommasino. Ne ho fatto certo, uno per te. Una grande sfida. E uno per me. Ecco qui. Ci siamo quasi. E se gli antichi greci sapevano inventarsi dei giochi, anche al tempo di Gesù, caro Tommasino, devi sapere che c'erano dei giochi. E te ne ricordi qualcuno? Te l'ho raccontato, eh? È vero. Te il l'ho gioco racconta- del turbo! Visto che bella memoria che c'è il nostro Tommasino. Era un gioco fatto con una trottola dove bisognava farla girare e roteare in un ambito, diciamo, per raggiungere dei diversi punteggi che stavano una sul tabellone. Una specie di trottola matta, insomma, esatto, che devi fare un percorso. Esatto, tipo le freccette dovevi fare i punti. Un pappagallo con una memoria da elefante. Abbiamo qui. Faccio anche il verso dell'elefante. È passato? No, è passato il leone. Allora, la struttura l'abbiamo montata. Adesso bisogna vedere come funziona. E soprattutto se funziona. Allora, vediamo subito. Cominciamo. Allora, uno. E parte Totino. Comincia col primo tappo. Due. Va avanti, passa, scarta, ecco, all'avversario. Continua. Non ci sono avversari perché sta giocando solo. Va avanti. Riparto da qui. Riparte. E prende, va avanti, sta per Eccolo. Avvicinarsi al traguardo. È quasi arrivato. Sta arrivando l'ultimo, evviva! Se ne costruite due potete sfidarvi insieme, altrimenti prendete il tempo, poi vi tocca un altro. Piaciuta l'idea, Tommasino? Tantissimo! Io mi sono stancato tantissimo e adesso di corsa. Rivediamo insieme! Costruiamo il nostro gioco partendo proprio dalla struttura, dalla scatolina, che andremo a costruire. Un pezzettino di cartoncino rettangolare, due pezzettini per i lati più lunghi. I lati più corti, il cartoncino che sarà sufficiente per chiudere. Nella parte sottostante, che è il campo dove si svolgerà il nostro gioco, attacchiamo un bel cartoncino colorato per dargli un po' di colore, ma anche per rendere più visibile il gioco. Iniziamo ora a creare le varie strutture. Infiliamo il primo grande stuzzicadente da parte a parte, nei due lati più lunghi. Attacchiamo il primo tappino di plastica. Misuriamo con la pallina la distanza sufficiente per attaccare il secondo e così via per tutti e 4, 5, 6, tutti quelli che volete. Il nostro gioco è prontissimo! Tommasino, il nostro gioco è veramente divertente, non trovi? Sì, tantissimo, Totino! E a voi bambini è piaciuto? Noi ci divertiremo un sacco, ne faremo di sfide questa sera. Allora, facciamo un altro gioco, Totino! Quale? Allora, io mi giro, conto fino a 3 e poi tu devi restare immobile, ci va sto. Bene? Ok. 1, 2, 3, tocca a me! Ah! L'ho fatta, Totino, stavolta tocca a me. Stavolta me l'ha fatta. Tocca a me. Ciao, bambini. Uno, due, tre. Tocca a me. Oggi sono nella mia cucina e guardate un po' che cosa andremo a realizzare, bambini. Meravigliosi, i nostri antipastini a forma di pinguino. Guardate quanto sono carini. Veramente belli, ma soprattutto sono semplicissimi da realizzare. Allora, andiamo a vedere tutti i passaggi. Allora, innanzitutto prendiamo le nostre olive e le dividiamo in due. Ci serviranno per creare le ali. Le mettiamo da parte. Poi ci servirà un'altra oliva per la testa. Poi ci servirà una mozzarellina per il corpo del nostro pinguino e andremo a fare i piedi li ricaveremo da una carotina, quindi andremo a tagliare una fetta così, togliamo un triangolino al centro della nostra fetta in questo modo. Adesso assembliamo tutti i pezzi. Il triangolino non lo andremo a buttare perché sarà il nostro becco, semplicemente fatto un pochino più piccolino. Allora andiamo di stuzzicadenti e mi raccomando, prima di mangiare li togliamo, lo guardiamo, ci facciamo una fotografia anche insieme e poi togliamo tutti gli stuzzicadenti. Allora, al centro fissiamo in questo modo, lo spezziamo un pochino perché è troppo alto, mettiamo un'oliva che sarà la testa del nostro pinguino, passiamo alle ali, quindi un altro stuzzicadente, lo facciamo passare in maniera trasversale e andremo a inserire le ali del nostro pinguinetto, guardate che carino, eccolo qua. Ora un altro pezzettino ci aiuterà a fissare l'ultima parte che è il becco, eccolo qui. Guardate un po', lo mettiamo qui al centro e voilà! Ma guardate quanto sono carini i nostri pinguini!
e soprattutto sono buonissimi. Allora, personalizzate il vostro piatto come volete e fateci sapere. Un abbraccio e a prestissimo. Ciao bambini!